Vediamo in quanti si collegano oggi. Uno già c'è. Niente, non riesco a ricordare. Una signora. Beh. Tre. Buongiorno ragazzi. Adunatevi, oggi cominciamo il nuovo circuito per il fine settimana. Qualcosa di semplice stasera come metodo, un bel gruppo di super serie, però vi assicuro che sentirete bruciare. Ciao Vero, non ti preoccupare, quando ti è più comodo. Oggi è una bellissima giornata, si stava bene all'aria aperta, abbiamo lavorato molto bene, devo dire. E un po' di sole, un po' di arietta, non c'era umidità. Sono contento. Spero che voi abbiate passato una bella nottata, un bel inizio di giornata e che tutto stia andando, diciamo, per quello che è possibile, al meglio. Aspettiamo i soliti, ancora c'è un bel po' di tempo, 3-4 minuti, in modo tale che chi vuole segue la diretta, chi vuole invece farà l'allenamento successivamente. Non vi servirà nulla, come sempre, tutto a corpo libero. Oggi il protagonista principale dell'allenamento è l'addome. Ciò non toglie che verranno fatti anche tutti gli altri gruppi muscolari, quindi parte alta e parte bassa, ma ci sarà sempre un esercizio d'addome per ogni super serie che andremo ad affrontare. Ma poi via via ve lo spiegherò. I tempi di esecuzione sono molto brevi, ci sarà anche un tempo di recupero ogni volta, in modo tale che, visto che l'addome si stanca facilmente e ha bisogno anche di recuperare, questa volta abbiamo una scusa anche per fermarci. Però tutto durerà sempre un minuto e poi avremo il riposo. Ecco, siamo rimasti a zero. Si vede che tutti quanti la sera poi si allenano. Io aspetto un altro paio di minuti. Ai 33 cominciamo. Un po' di musichina epica, come piace a me. Di sottofondo, perché la musica non deve essere la protagonista delle lezioni. Deve essere un accompagnatore silente, ok? Perché il nostro corpo è la nostra musica. Quindi togliete le cuffie dalle orecchie quando vi allenate e ascoltate quello che c'è dentro di voi. Tunz tunz non serve, serve come sottofondo. Non deve dettare il vostro tempo di esecuzione degli esercizi, ricordatevelo, siete voi che dettate il vostro tempo in base a quello che siete in quel momento. Attimo filosofico, ma spero che il messaggio sia chiaro. Minuto e partiamo. Se hai un tappetino prendilo, se hai un asciugamano bella grande prendila, perché faremo gli addominali. Bottiglietta d'acqua da tenere al vostro fianco, lì nelle vicinanze. Ogni volta che sentite la gola secca subito dovete bere, quindi non aspettate. Ovviamente se state facendo l'esercizio non è che vi fermate per bere, lo fate alla fine. E un panno eventualmente per asciugare il terreno se sudate per terra, quindi per evitare di scivolare, ma oggi non ci saranno grandi movimenti particolari dove rischiate di appunto di cadere. E niente, tanta buona volontà, aprite le finestre in modo tale che l'aria sia sempre in ricircolo, perché non dovete mai creare quella cappa dentro la vostra casa, visto che siete a casa, o siete all'aperto ancora meglio, sempre aria pulita, perché il nostro corpo ha bisogno appunto di avere sempre qualcosa di fresco e pulito che entra dentro di sé e non aria viziata, come spesso molte persone sono abituate a fare. E questo peggiora poi la funzionalità di tutto quanto il nostro corpo, partendo dal cervello e andando verso i piedi. Ok, direi che sono le 13:33. Possiamo iniziare con il riscaldamento, visto che la parte principale saranno sempre gli addominali quest'oggi. Iniziamo con delle belle torsioni del busto. La
lasciando andare le braccia a sinistra e a destra. Mentre ben saldi i piedi per terra. E ruotate la colonna. Corretto. Lasciate andare sempre le braccia in modo tale che anche un po' la parte posteriore delle scapole viene sollecitata, andate ad accompagnare. E adesso, come il classico, ci tocchiamo l'esterno delle ginocchia, incliniamo lateralmente il busto, il tronco. Andiamo a toccare con la mano che va verso il basso l'esterno del ginocchio e con la mano che sale l'ascella, come sto facendo io, vedete? Movimenti ampi, fluidi, ma controllati, cioè nel senso che non dobbiamo andare a farli in maniera strattonata e veloce, ma sempre con la testa, nel senso con la giusta concentrazione. Strizziamo il sedere, quindi annulliamo la zona lombare, sedere tutti un po' invece la rendiamo molto più evidente. Retroversione, antiversione del bacino. Ok, mobilizziamo la zona appunto della parte bassa della colonna. Scaldiamo anche i muscoli profondi dell'addome, ok? Zona anche perineale. Fluidi, movimenti non scattosi, ma andiamo proprio delicati nelle due massime posizioni, quindi antiversione e retroversione. Ruotare indietro le braccia, lasciamole andare. Se vi fa freddo le mani, questo è un ottimo esercizio per andare a riscaldare le dita, perché cerchiamo di far andare il sangue il più possibile verso la periferia. Ok, quindi abbondiamoli questo, perché è bene avere le mani calde o comunque mediamente tiepide per quello che è possibile. Lasciamo andare bene le spalle indietro, quando andiamo indietro apriamo il petto e recuperiamo. Adesso in avanti, cambiamo il giro, praticamente andiamo a scaldare in tutte le direzioni la articolazione dell'opera con la scapola. Adesso su e giù, estendo le braccia in alto, le fletto indietro, sempre slanciandole. Stop, spalle indietro,
che ci serviranno tanto nel plank, tanto nel sali scendi con le braccia, nei piegamenti soprattutto, perché sono la parte del corpo che si sblocca per farci scendere. Circonduzioni indietro dalle spalle o comunque rotazioni indietro, secondo uno come la riesce a capire meglio. In avanti adesso, immaginate di stare aggiustando in vista delle tenute a cotto e lo incassate per bene. Eccolo il movimento. Beh, inchino, anzi, fletto il collo lateralmente. Piano piano porto l'orecchio verso la spalla e non la spalla verso l'orecchio, quindi teniamo le spalle ferme. E per chi non ha problemi al collo, in alto, altrimenti vi fermate sull'orizzontale. Ok, adesso mettiamo i piedi un pochino più larghi come se dovessimo fare uno squat e infatti piegando bene le ginocchia verso l'esterno ci andiamo a sedere in basso e mettiamo i gomiti tra le ginocchia e le mani congiunte a modo di preghiera. Teniamo la pancia in dentro e la schiena eretta e manteniamo questa posizione, così andiamo un po' a scaldare le gambe per bene, apriamo, allunghiamo. Guardo davanti a voi, non in alto, quindi il mento rimane diciamo un po' direzione del terreno, ma nemmeno andiamo a chiuderci. Lo sguardo è verso il basso avanti. Manteniamo ancora. Ok, salgo su. Sciogliete le gambe. Adesso muoviamo in fuori un po' il femore, pancia in dentro e poi partiamo. Così diciamo che in maniera generale abbiamo fatto un po' tutto. Pancia in dentro, schiena eretta, il piede che sta a terra, il sinistro in questo caso, ben poggiato. Cambio gamba, io adesso muovo la gamba sinistra. Senti l'appoggio dell'alluce del piede destro e del tallone. Ok. Allora adesso tappetino, asciugamano, niente. Vi ci mettiamo a lavorare. Abbiamo una super serie che comprende il crunch con... Quindi siamo sdraiati, ginocchia piegate, piedi poggiati per terra. Si fanno 30 secondi di addominali, quindi 30 secondi di crunch, subito dopo 30 secondi di piegamenti sulle braccia. Potete poggiare le ginocchia, potete girare le punte dei piedi, ma comunque vanno fatti i piegamenti. Alla fine di questo primo round ci sono 30 secondi di riposo per un attimo dare respiro al corpo. Questo lavoro di crunch e piegamenti verrà fatto per circa 5, anzi no, per 5 serie, non per 5. Ok ragazzi, quindi andiamo a stressare l'addome e il petto, che poi tra l'altro sono molto vicini come muscoli, quindi sentirete qualcosa di particolare in questa zona.
se avete preso il tappetino, se avete preso la vostra asciugamano, possiamo partire. Che ho fatto partire il mio cardio flessibile. Ora lo sblocco e partiamo. Allora, come ho detto prima, i crunch, ginocchia piegate, piedi poggiate per terra, mani dietro la testa, tiro l'ombelico, sollevo un pochino le spalle, scendo e risalgo, ok? I piegamenti ormai li conoscete, tanto che poi li vediamo durante la fase esecutiva. Si parte 3, 2, 1, inspiro, scendo, soffio, stizzo l'addome e salgo, panci dentro, ok? Gomiti larghi, non chiusi verso gli occhi, ma aperti, piedi poggiati, la zona lombare poggia per terra, ok? Stiamo facendo movimento con la tecnica adesso. Soffio e salgo, inspiro e scendo. Tra 5 secondi inizio i piegamenti. 3, 2, 1, subito mi giro, mani larghe, petto in fuori, scapoli indietro, inspiro e scendo, soffio e salgo. Sono 30 secondi di piegamento. In questa prima serie sicuramente siamo andati un pochino più lenti, ma nella seconda, terza, quarta e quinta, quando vi dico praticamente cambio, sapete già cosa andrò a fare. Spingo via il terreno, avvicino le scapole per scendere, tengo forte l'addome, striccio il sedere e praticamente eseguo i piegamenti. 3, 2, 1, stop, riposo. Abbiamo 30 secondi. Allora, nei piedi, negli addominali, nel crunch, non poggiate la testa per terra, non flettete il collo, ma fate sì che sia l'addome a farvi salire e deve stare sempre strizzato e teso. Nei piegamenti ricorda che puoi poggiare le ginocchia. Tra 12 secondi partiamo e facciamo il secondo round. Quindi 30 secondi di crunch con i piedi a terra, 30 secondi di piegamenti. Poggiamoci giù, ginocchia piegate, piedi poggiati, 3, 2, 1, via. Inspiro e scendo, soffio e salgo. Sfioro appena il terreno e risalgo, quindi non devo appoggiare, devo sempre mantenere l'addome concentrato e allentarlo piano piano, 15 secondi. Ricorda, il mento non deve andare in avanti perché tanto non serve e non vogliamo ingrossare i muscoli del collo e l'addome che lavora. 3, 2, 1, mi giro, piegamenti 30 secondi, inspiro e scendo, soffio e salgo. Avvicino le scapole quando scendo, le allontano leggermente quando spingo e salgo. Tengo forte l'addome, punto i piedi o poggio le ginocchia. Vedete? I gomiti si piegano indietro diagonale e non laterale, va bene? Altrimenti fate male alle spalle. Vai lento, controllato, stop, riposo. 30 secondi. Già in questa seconda serie, per esempio, il petto ha iniziato un po' a essere affaticato rispetto alla prima. Questo è quello che vogliamo. Un piccolo recupero di 30 secondi e poi un minuto di lavoro, quindi già in perdita. Ok, c'è un dislivello tra la fase attiva e la fase passiva. 10 secondi e si parte di nuovo con la terza serie di addome. Adesso, poche parole, più fatti. 3, 2, 1, concentro l'addome. Per salire, ok? Tutto il corpo lavora. Non andare veloce, vai concentrato, ricorda la versione semplice, con le ginocchia poggiate per terra. 3, 2, 1, stop, riposo. La terza serie è andata, ne mancano due, poi cambieremo. Piegamento è un esercizio lo possiamo chiamare funzionale perché in realtà è funzionale, la capacità di sollevarsi da terra è la cosa che noi abbiamo un po' da quando siamo più, da quando siamo nati, ma non nati nel senso che il 12 gennaio 88, ma quando proprio il primo uomo sulla terra
si è fatto presente. Andiamo giù a terra e ricominciamo con gli addominali, quarta serie, 3, 2, 1, via. Strizzo, soffio e salgo. Non stressare il collo. Una volta che le spalle si stacchino, il collo non deve flettersi troppo in avanti. Cioè, io non tiro con le corna gli addominali. Sono gli addominali che tirano tutto il corpo. 3, 2, 1, mi giro su me stesso, posiziono le mani, piegamento. Ricorda le ginocchia appoggiate per alleggerire il carico, ma continuare ad allenarsi. Ok? Il corpo è sempre comunque proteso in avanti, quindi non siamo a quattro zampe e non siamo tra l'altro a fare una preghiera musulmana, siamo in avanti. Ok? 3, 2, 1, stop, riposo. Ultima serie, ultima super serie, addome e crunch con i piedi a terra, piegamento. Se devi bere, bevi velocissimamente e vai nel labbra, insomma. Se lo devi bere, non bere. 10 secondi. 3, 2, giù a terra. 1, dove ti larghi? Crunch. Sente bruciare qua, dove io per esempio sento bruciare sulla parte più alta, ok? Non quella clavicolare, ma diciamo centro petto, qui sotto difficilmente con i piegamenti normali si riesce a sentire, si sente semmai il giorno dopo. Adesso, nel frattempo che riposate, abbiamo il crunch sempre, ma con le ginocchia rannicchiate al petto, dove praticamente andiamo a chiudere il petto verso le ginocchia. Quindi è un movimento più stretto e sentirete il lavoro che si sposta più verso l'alto, poi a seconda un po' ognuno di noi come lo riesce a percepire. L'altro secondo esercizio qual è? È il sali, scendi sulle braccia. Quindi noi partiamo da plank sui gomiti, a posto del gomito destro mettiamo la mano destra, a posto del gomito sinistro mettiamo la mano sinistra. E scendiamo alla stessa maniera, si parte con la mano sinistra, si sale con la mano destra, ogni volta si alterna la prima mano che parte, ok? Abbiamo lavorato il petto, ora andiamo ancora di più a stressare, coinvolgendo anche il lavoro sulle spalle, sul deltoide, sul precipite, perché questo movimento lavora col precipite. 30 secondi e partiamo, ricorda, crunch, ginocchia al petto, movimento più chiuso, più piccolo, e poi salgo e scendo le braccia, sempre 5 serie, 15 secondi, comincia a sdraiarti per terra, preparati, ascolta la mia voce, perché appena dico via, dovete partire, 5, 4, 3, 2, 1, crunch, non cambia nulla, tranne solo che la posizione, praticamente il movimento è lo stesso. Soffio, salto e strizzo, inspiro delicatamente, scendo delicatamente e riparto, ok? Niente oscillazioni con la testa praticamente è tenuta forte con le dita, con i polpastrelli, con il palmo.
5 secondi e si va in plank. 3, 2, 1, mi giro e salgo, scendo, scendo, salgo, cambio braccio, salgo, salgo, scendo, scendo, cambio braccio, salgo, salgo, scendo, scendo. Qui lo sentite ancora di più l'addome che lavora, perché il plank che cosa fa? Lavora l'addome, ok? La parte profonda. Quindi noi stiamo già stancando con la prima serie e lo stiamo ancora di più stressando in una posizione classica, stop, di isometria in dinamica, in questo caso dinamica sulle braccia, isometria 30 secondi, sentirete bruciare una linea qui, ok? Soprattutto nel saliscendi. 15 secondi, cominciamo a sdraiarci, ginocchia sollevate dal petto, 5 secondi, mani dietro la testa, pancia in dentro, 3, 2, 1, crunch chiuso. Andate piano, concentrate il movimento, più lenti siete, controllate più laddove brucia, ok? Perché tutto il resto poi è un compenso di slanci fatti dal corpo. 3, 2, 1, cambio, salto e scendo. Vado in plank, mano destra, mano sinistra, mano destra, mano sinistra, mano sinistra, mano destra, mano sinistra, mano destra. Ricorda che puoi utilizzare anche l'appoggio delle ginocchia. L'importante è che le ginocchia siano non sotto le anche, ma indietro, quasi come se fossi steso, ok? Ricorda di alternare sempre la partenza delle mani. 3, 2, 1, riposo. Come nei piegamenti, le ginocchia possono essere utilizzate per diminuire il carico e permetterti di lavorare. Poi col tempo, piano piano, farai tutto senza le ginocchia. Ma anche chi è molto allenato, dopo un po' si stanca, non è che se andiamo all'infinito. Sdraiati, terza serie, ginocchia al petto, via, soffio, salto, strizzo, inspiro e scendo, su, inspiro e scendo, su, inspiro e scendo, tengo sempre l'obbligo in tempo, è come se voleste strizzare di più la cintura del pantalone e quindi dovete creare spazio, tirando l'ombelico verso dietro, verso la colonna vertebrale, no? E cambio, plank, salgo, salgo, scendo, scendo, salgo, salgo, scendo, scendo, mano sinistra, mano destra, mano sinistra, mano destra, continua, ricorda di tenere sempre l'addome strizzato e il corpo lungo, non ti devi ingobbire, non devi scollare con le spalle, devi essere duro anche nella zona delle ascelle, ok? Perché tutto il corpo lavora per fare questo movimento. Non devi soprattutto spanciare, non devi lasciare andare il bacino verso terra, ok? Stop, riposo. Questa era la terza. Ora inizia la quarta. Siamo a metà, ragazzi, a metà del tempo. Dovremmo farcela. Sì, ce la facciamo. 10 secondi, giù a terra, quarta serie, crunch sempre con il ginocchio al petto, 3, 2, 1, via. Ricorda, se senti che la base del collo ti fa male è perché stai facendo questo, quando arrivi su praticamente stai spingendo con la tua fronte in avanti e questo non va bene, la fronte deve stare indietro, tutto il capo deve stare poggiato sulle mani. 10 secondi ancora, continua, soffia e sali, inspira lenta e scendi piano piano, bella sta musica. 3, 2, 1, salto e scendo, mano destra, mano sinistra, mano destra, mano sinistra, mano sinistra, mano destra, mano sinistra, mano destra. Praticamente dovete sempre invertire la partenza. Questo è un ottimo esercizio, come ho detto prima, tre cicli, spalle, contrazione del petto, addome, ok?
continua. 3, 2, 1, stop, riposo, ultima serie in arrivo e poi cambio di esercizio. In queste prime tre super serie che faremo, cioè questa è la seconda, dopo c'è la terza, tutto è convogliato sulla parte alta, ok? Proprio perché la dobbiamo distruggere, la dobbiamo sfangare, dove dovete camminare così, che le braccia non le muovete. Pronti? L'ultima, 3, 2, 1, via! So che sali, tieni sempre un ombelico strizzato, sia quando sali, sia quando scendi. L'ultima, ti salgo e scendo. Lo senti l'addome come brucia? Perché io lo sento, ragazzi. Se l'hai fatto bene, lo senti anche in questo esercizio. Che poi, tra l'altro, viene utilizzato completamente, soprattutto la parte profonda, come vi ho detto prima. 10 secondi, continua. Non mollare, non fare il furbo. Ricordo, le ginocchia possono appoggiarsi. 3, 2, 1, stop. Riposo. Ah. Ok. Nel frattempo che bevete un goccio d'acqua, vi spiego la terza super serie. Il crunch che andremo a fare adesso è il crunch gomito ginocchio, ok? Praticamente è un lavoro in diagonale. Gamba, ginocchio destro con gomito sinistro e cambio dall'altra parte. Non è il cross crawl quello con i piedi sollevati. Perché non faccio fare quello? Perché quello è molto duro e farlo per 5 serie continue rischiate poi di compensare, usare il collo. A me queste cose non piacciono. Quindi dove c'è troppa difficoltà andiamo a fare le versioni semplici che poi comunque stressano i muscoli target che a noi interessano stasera. L'altro esercizio è sul posto a quattro zampe. Praticamente io sono come un tavolino, faccio un passo con la mano sinistra e il ginocchio destro, ritorno indietro nella posizione neutra e vado dall'altra parte. Praticamente io costringo il corpo a muoversi in avanti, resistere a non cadere per poi spingere indietro di nuovo. Quindi è un mini passo alternato. Quindi praticamente noi non andiamo né mai avanti completamente né mai indietro, siamo sempre in realtà dove siamo sempre sul posto, sì, siamo sempre sul posto. 20 secondi e si parte, quindi abbiamo detto crunch, gomito, ginocchio, ti ritengo sempre l'addome indietro e poi una mezza camminata avanti e una mezza camminata indietro. 5 secondi, prima serie, 3, 2, 1, gomito destro, ginocchio sinistro, soffio e salgo, inspiro e scendo. Non cambia nulla, ragazzi. Il gomito che non va verso il ginocchio non si poggia per terra, rimane sempre comunque sollevato. Poi può accelerare se vuoi, ma senza slanciare. Dobbiamo cercare di tenere tutta la fatica sull'addome. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, 4 zampe con un tavolino, mano sinistra con il ginocchio destro, ritorno indietro, mano destra, ginocchio sinistro. La versione semplice è poggiare il piede che si muove per terra quando faccio il passo, la versione classica è tenerlo sollevato. Quindi io poi avrò sempre 3 appoggi poggiati per terra e una gamba sollevata nel cammino. 4, 3, 2, 1, stop, riposo. Stiamo praticamente sempre lavorando l'addome in maniera analitica, che bel nome, riuscito, per poi trasformare il movimento su tutto il corpo utilizzando l'addome
in maniera, diciamo, fisiologica, nel senso che il corpo utilizza sempre l'addome per fare qualsiasi cosa ne facciamo, stare in piedi, camminare, correre, eccetera, eccetera. Pratica 3, 2, 1, via, crunch, gomito, ginocchio. Se hai capito bene cosa devi fare, puoi accelerare un pochino, puoi rendere il movimento molto più fluido, però senza mai dare delle testate. Cerca di girare il tronco quando sali. Solleva prima il ginocchio per poi avvicinare il gomito verso il ginocchio. 3, 2, 1, giù a terra, cammino. Ricorda, se stacchi il piede è la versione giusta, se l'appoggi è la versione più semplice, ok? Per sollevare il piede devi praticamente tenere ancora di più l'addome strizzato e spingere con la gamba che rimane, diciamo, ferma, il terreno via, ok? Stop, riposo. Era la seconda, ne mancano tre. Lo senti questo calore che va sulle braccia? Questo è l'effetto che noi praticamente andiamo a creare. L'addome ormai sta bruciando già da prima, quindi è un fuoco con il legno grosso che sta mantenendo la temperatura. Giù a terra. 3, 2, 1, via. Sto pensando in croce. Tieni sempre fermo il collo, non strizzarlo in avanti, ma nemmeno in arcarlo indietro, cioè lui praticamente è come se le mani non ci fossero, rimarrebbe sempre in quella posizione. E viene fatto salire grazie all'utilizzo degli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, mi giro, 4 zampe, un passo e un passo. Ritorna praticamente sempre a 4 zampe. Hai 20 secondi per bere un goccio d'acqua, veloce veloce, sguida, in bocca e via. Ok, 5 secondi, quarta serie, penultima. 3, 2, 1, salgo e salgo. Costringerà a sbilanciarti di più e a dover usare ancora di più il costato e l'addome per mantenere la postura. 3, 2, 1, riposo. Ultima serie che ci aspetta. Poi ci saranno altre tre super serie, si vanno a lavorare le gambe. Questa è la musica del film 300. No, gli S.S. Postumus. Giù a terra. Via. Crunch, gomito, ginocchio. Thank you.
stop, riposo, l'ultima. Riposo, calma. Cammino avanti, cammino indietro. Ricorda che puoi poggiare il piede, del piede che si muove avanti per alleggerire il carico. Altrimenti tutto sollevato, tutto bello rannicchiato. Continua, 3, 2, 1, stop. Siamo a metà del percorso, mancano 3 superset. Un altro 15 minuti effettivi di lavoro. Adesso, siccome andiamo a trasformare l'addome poi sulle gambe, faremo il plank sui gomiti, ma apriamo le gambe a destra e a sinistra in maniera alternata. Cioè io sono in plank, apro la gamba destra, apro la gamba sinistra, chiudo la gamba destra, chiudo la gamba sinistra, quindi è un plank comunque sempre dinamico. L'esercizio successivo è l'affondo. Praticamente quello che noi facciamo nell'addome, nel plank, tenendo forte, lo dobbiamo trasportare nell'affondo. Quindi ogni volta che faccio un passo ho la tensione, il controllo che manteniamo nel plank, che tra l'altro poi è anche dinamico, quindi è anche un pochino più difficile, ok? Perché il plank sui gomiti statico, tra virgolette, non serve a niente, perché noi non staremo mai così nella vita, non staremo mai impalettati, ma noi abbiamo sempre dei micro movimenti e il nostro corpo con tutti i suoi sistemi mantiene l'equilibrio, dando più tensione, meno tensione a varie parti del corpo. Dopo aver fatto un po' di chiacchiere e vi siete riposati e avete bevuto acqua, si parte. Plank sui gomiti, apro e chiudo i piedi e poi affondo. 3, 2, 1, plank, apro, apro, chiudo, chiudo, cambio gamba, apro, apro, chiudo, chiudo. Destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra. Insomma, dovete alternare le gambe che partono per aprirsi. Si apre, si chiude, si chiude. Si apre, si chiude, ok? Tengo forte l'addome, spingo bene le spalle. Tre, due, uno, tengo forte l'addome, inspiro e scendo, soffio e salgo, lungo passo in avanti. Vado in profondità, striccio anche il sedere della gamba dietro, ragazzi, ok? Quello vi serve per mantenere bene il bacino in assetto, per non scendere e cadere. 3, 2, 1, stop. La prima serie è andata. Secondo si parte. Tra l'altro nell'apertura delle gambe lavora anche la parte laterale del gluteo, quindi tanto male non ci va oggi, che poi viene anche lavorata nell'affondo perché stabilizza la posizione. 3, 2, 1, plank, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Possiamo essere anche più ritmati, ok? Anche più veloci. Datevi voi un tempo. L'importante è che aprite, aprite, chiudete, chiudete, aprite, aprite, chiudete, chiudete. Ricordo di alternare la partenza delle gambe, ok? In modo tale da non fare tutto sempre dallo stesso verso. 3, 2, 1, subito in piedi, a fondo. Ricorda di, quando fai il affondo, non fare questo. Questo in realtà non è niente, perché comunque l'ampiezza del movimento rimane bloccata qui. Invece è scendere in basso, salire e andare indietro. Avanti, basso, alto, indietro. Nulla di strano o stravolgente. 3, 2, 1, stop. 30 secondi. Serie.
giù a terra. Ci prepariamo. 3, 2, 1. Apro, apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo. Cambio sempre, sempre la gamba con la quale parto. Ok, praticamente l'ultima gamba che chiude e poi quella che parte. Più largo vado con le gambe e più stresso il sistema. 10 secondi, continua, non ti fermare. Solo al mio cambio ti puoi fermare per cambiare esercizio. 3, 2, 1, affondo, schiena eretta ragazzi, quindi non vi ingobbite, scendo in basso col ginocchio indietro, salgo e vado indietro. Lungo passo, tallone, pianta, punta del piede, scendo, salgo e spingo, ok? Dieci secondi. Tre, due, uno, stop. Due serie ci mancano. C'è la serie? Sì, due serie. Io ogni tanto dimentico. Come vedete siamo partiti da addominali semplici, classici, e adesso iniziamo a fare qualcosa di più complesso. Giù a terra, 3, 2, 1, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Continua, tira forte l'addome, spingi forte con i gomiti per terra per non spicciare via con le spalle, per non cadere col petto per terra, dovete essere molli, dovete essere tesi, duri, concentrati, ok? 5 secondi. Cambio, affondo, inspiro e scendo, so che salgo. Ricorda, tallone, pianta, punta, e con la punta e tutta la pianta del piede spingo il corpo in alto e indietro. Io non devo strusciare con il piede di ritorno sul pavimento. Questo vuol dire che non state spingendo bene, non state tenendo bene con l'addome. Stop, riposo. Ultima. Appena finiamo, sorso d'acqua, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo plan. Apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Apri più le gambe adesso, diamo più fastidio all'addome, al core, a tutto il sistema del corpo. 15 secondi. Ricorda, strizza bene il torace, il costato, per mantenere bene le spalle in sede. 5 secondi, si parte con gli affondi. 3, 2, 1, affondo, inspiro, scendo, soffio e salgo. Scambio veloce delle gambe. Con voglia pure, anzi coordinati anche con le braccia. Secondi, senti che il gluteo ti fa salire verso l'alto, lo devi strizzare. 3, 2, 1, riposo. È finito il primo esercizio che metteva in correlazione l'addome, il core, come lo volete chiamare, tutto quello, il corsetto addominale, blu, 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 bla, bla, con le gambe. L'altra seconda super serie è il climb, quindi scambiare in maniera alternata le gambe verso il petto, lo conoscete? Non è lo squat, ma sono gli affondi laterali. Il ginocchio non va in avanti, va verso la punta del piede e il sedere, lo faccio vedere, va indietro. Io li chiamo affondi laterali, alcuni li chiamano squat laterali, compagnia, per me è un affondo, mi piace di più. Poi sono chiacchi, sono nuovi, il movimento è sempre quello. Ok, quindi abbiamo detto climber, 30 secondi,
punta in fuori, tallone in dentro, affondo alternato, destra, sinistra, laterale. Ok? Una gamba si allunga, ma non si spostano i piedi, rimangono lì. Dove li mettete? Rimangono, quindi non dovete muovere la pianta del piede. Pronti? Sì che siamo pronti. 3, 2, 1, climber. Spingo bene le mani a terra, tiro l'addome in dentro e scambio in maniera alternata e fluida le ginocchia. Ok? Piedi ampi, 3, 2, 1, un affondo a destra, un affondo a sinistra. Guarda che il mio ginocchio non va in avanti, ma segue la punta del piede. Io devo fare in modo che piegando il bacino, piegando le ginocchia, vado verso la punta del piede. Lavora la parte del gluteo più laterale. 3, 2, 1 ed anche per un esercizio di allungamento. 30 secondi di riposo. Quindi nel climber adesso puoi andare più spedito con le ginocchia, l'importante è che tu non scivoli dietro con i piedi, ma hai sempre la spalla, semmai oltre la mano, ok? E nella foto laterale, gambe larghe perché siete più stretti, non vi potete piegare. 5, 4, 3, 2, 1, scambio veloce delle ginocchia, espira ad ogni ginocchia, non ce la fai più, ginocchio alterna dall'altro senza saltellare, ok? 10 secondi ancora, le ginocchia non si incrociano, vanno avanti e indietro e basse, né a destra né a sinistra. 3, 2, 1, gambe larghe, affondo laterale, spingi da tutto il tallone del piede che si piega, diciamo del ginocchio che si piega, e dall'alluce, ok? Lo senti proprio questo punto più laterale del gluteo, ok? Profondo in sotto, dove c'è il osso sacro. Lavora anche l'interno coscio, lo sentite com'è? Viene allungato e poi stressato. Stop, riposo. Altri lo chiamano l'archer squat. Lo squat è l'arciere. Forse perché gli arcieri stavano così, non lo so. Mi sembra più il lancio del giavellotto. Pronti, giù a terra, terzo climber. 3, 2, 1, strizza bene le ascelle, spingi le mani sul terreno, tieni il petto strizzato affinché non cadi per terra, non scivoli indietro e tutto il carico del corpo è sulle braccia per permettere alle gambe di scambiarsi velocemente avanti e dietro, ok? Quindi le gambe sono leggere. Gambe larghe. Questo esercizio lo potete fare anche con un kettlebell nelle mani per aumentare il carico. L'importante è che andiate sempre profondi, ok? Altrimenti fate una cosa del genere, state ballando in pop praticamente. Ricorda di non incrociare le gambe.
tutto il carico sulle braccia. Dieci secondi. Tieni forte l'ombelico, ricordo di rallentare e togliere il salto se non ce la fai più, ok? Stop, riposo. Marce, e a fondo laterale. Come il lottatore di sumo, praticamente. Così tenete anche in piedi. Tre. Uno, piego, salgo, piego. Cinque secondi. Stop, l'ultima se non sbaglio, e poi abbiamo l'ultima super serie. Siamo proprio a pelo, mancano 5 minuti, ma ci prendiamo qualche secondo in più. Ah. Sono telefoni così. Pronti, l'ultimo climber. 3, 2, 1, scambio veloce. Tiro forte l'addome, spingo forte le mani, velocissimamente le ginocchia, non ce la fai più. Un ginocchio alla volta, senza salto. Oggi siamo stati più lunghi del solito, mi fa piacere, così almeno abbiamo superato il limite. Cambio, affondo l'ultima, laterale. Poi potrebbe essere anche questo. Ferma, chissà più in là lo vedremo. 20 secondi. Ancora, ecco, andiamo, lo fanno. Sembra come le pubblicità di YouTube. 3, 2, 1, stop. Nel frattempo che riprendete, bevete acqua, eccetera, eccetera, vi spiego subito gli altri esercizi così non perdiamo tempo e concludiamo. L'altro esercizio che coinvolge l'addome è lo split climber, quindi questo è il più pesante che abbiamo, ragazzi. Salto con i piedi all'esterno delle vostre mani. Guardate la mia pianta del piede come completamente poggiata, quindi non è la punta, ma è tutto il piede in avanti e il tallone, ok? Cambio dall'altra parte, io salto e cambio. Quindi deve essere come delle molle. Qualcuno ha capito che mi sta facendo lo scherzetto, forse. L'altro esercizio, invece, siccome ancora non abbiamo chiamato in causa, è lo squat pulsato. Praticamente noi non andiamo mai né tutto su né tutto giù, ma praticamente facciamo delle pulsazioni, ok? Ok, 30 secondi e si parte, si può cantare musica, un attimo vado a letterarla. Ah, non si è fatta. Ok ragazzi, ci siamo, completiamo e si va tutto a mangiare. 3, 2, 1, split climber, salto e porto tutta la pianta del piede all'esterno delle mani. Tutto il carico è sulle braccia. Se non ce la faccio più, una gamba alla volta all'esterno. E poi anche un esercizio di allungamento questo, con la scusa. Lavoriamo anche sull'ampiezza delle anche. 3, 2, 1,
squat pulse. Sto praticamente in basso e posso dire ondeggio, posso dire come dire saltello piano piano col bacino. È un controllo, tengo le ginocchia aperte, ok? Secondi. Questo mix particolare di oggi. Stop, riposo. Ricorda, lo split climber il movimento è ampio, ok? Tutta la pianta del piede deve poggiare qui a fianco alle vostre mani, tallone pianta punta. 3 2 1 salto e cambio. Split climber, non ce la fai più, come ho detto prima, una gamba alla volta, mentre l'altra rimane poggiata, l'altra si muove all'esterno. 15 secondi, inizia a sudare, a caldo. 10 secondi, tieni forte le mani per terra, tieni l'addome contratto, ascelle strizzate. 3, 2, 1, squat pulse. Ricorda, quando fai gli squat, in qualsiasi caso, non dovete mai tenere le ginocchia chiuse in questa maniera. L'esterno del piede deve poggiare per terra, ok? Quindi quando vi capita di fare questo, e tanto lo fate la maggior parte delle volte, state sbagliando, vi fate male alle anche. Dovete sentire la parte laterale del gluteo che vi fa male. Dovete strizzare il sedere e piegare le ginocchia per scendere. Stop, riposo. Terza serie. Vi do 20 secondi di riposo stavolta, perché così almeno rimaniamo nei tempi abbastanza consoli. Questo è quello più cardiaco forse, ok? Sì, è quello. 3, 2, 1, split, glider, piede all'esterno delle mani, tallone, pianta e punta che devono poggiare, sguardo in avanti, peso sulle spalle, e le taglie! 10 secondi e si va sullo squat. 3, 2, 1, squat pulse. Tra l'altro non è nemmeno il mio telefono, vero? È solo per la musica. E mi è quello che vi sta inquadrando. Scusate, pulsate, pulsate, su, chiacchiero per distrarvi, perché la fatica vi sta ammazzando le gambe, vi sta ammazzando l'addome. Lo so, l'ho fatto apposta, d'altronde, se no, che stiamo a fare qui? 10 secondi, pancia in dentro forte, ricorda le ginocchia verso l'esterno, ad aprirsi, 3, 2, 1, oh. Come ho detto prima, 20 secondi di riposo, terza, quarta serie, 3, 2, 1, quarto split climber. Salta bene, sei stanco, una volta, una gamba alla volta, senza salto, in modo tale che riesci a mantenere il movimento, riesci a mantenere i battiti alti, a non fermarti. Non ce la fai più, fai il climber normale, quello lento, ok? E stai più tranquillo. Così riesci ad arrivare fino alla fine, fino in fondo. 3, 2, 1. Quad pulls, ginocchia larghe, guardate, io qui le sto chiudendo, le apro in fuori, sento il gluteo, la parte profonda interna che viene anche stimolata. Guarda, 10, ci siamo. 3, 2, 1, riposo. Siamo all'ultima e poi abbiamo finito, ci salutiamo. 20 secondi. La
l'avampiede di tutti e due i piedi, l'addome che comunque rimane teso per ammortizzare un'oscillazione, e poi le mani che rimangono ferme servono a prendere tutto il carico del corpo per permettere alle gambe di poter cambiare. 3, 2, 1, squat pulse, l'ultima. Tira forte l'addome, ginocchia larghe, vedete? Guardano praticamente verso l'esterno, stanno disegnando una V. Con il tallone cerco di spingere verso l'in, fare questo, ma in realtà il piede non si muove, è solo un'attivazione. 5 secondi, alla fine, 4, 3, 2, 1, 2000. Oh, abbiamo finito ragazzi, queste giornate di super serie. È arrivata la fine, spero che vi sia piaciuto, abbastanza controllato come lavoro, non repentino, con un po' di riposo per permettere ai muscoli di riprendersi per poi andarli sempre di più ad affaticare. Tutto in orizzontale, ok? Quindi due esercizi fatti per bene fino alla fine, fino alla morte. Noi ci vediamo la prossima settimana con la classica lezione di circuito, che penso forse magari sarà il lunedì e di nuovo il venerdì se non c'erano cambiamenti di planning. Vi auguro un buon fine settimana. Andate a passeggiare, respirate un po' di aria pulita, perché a stare in casa ci afflosciamo. Un grande abbraccio dal vostro coach.